A te, a tutti, ciao e benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Ok ragazzi, oggi voglio azzardare una grossa richiesta. Vediamo se riusciamo a raggiungere presto almeno i 40 like. Vediamo se ce la facciamo. Ebbene, la scorsa volta è stato un episodio abbastanza drammatico perché sono successe diverse cose che non mi sarei aspettata succedessero. Però vabbè, la mia esperienza sta andando così. Io vi chiedo scusa se a volte sono, non so, troppo impulsiva. Forse non penso forse spesso alle conseguenze di quello che faccio, però so così, insomma, quindi cioè, la mia esperienza su Detroit è così, sarà così, per cui direi che possiamo riprendere immediatamente la nostra partita, ragazzi. Ok, sono le 22:58 del 5 novembre. Impersoneremo Kara, suppongo. Sì. Perché si vanno alternando, abbiamo notato ovviamente Kara, Marcus, Connor. Sono stata molto soddisfatta del risultato dell'interrogatorio della scorsa volta. Molti di voi mi hanno fatto anche complimenti per questo e grazie veramente. Ok, fine corsa. Fine della corsa. Sì, dovete scendere. Ok, amico, Alice. Alice, dobbiamo andare, piccola. Svegliati. Mi dispiace Dobbiamo andare. svegliarla, però il tizio quasi ci calcia, si ci caccia via a calci. Subì, andiamo, dai. Facciamo storie. Comportiamoci bene. Cioè, comunque quando ce ne siamo andati via di casa il vestito di Kara era sporco di sangue. Boh, magari un materiale. Vediamo se c'è un Conosce un rifugio. altro posto per passare la notte? Non ne ho idea. Dovete andare. Immagino se le avessimo chiesto di restare qui ci avrebbe detto comunque di no, quindi vabbè, sotto la pioggia, porca vacca, di notte con una bambina, ragazzi, ma dove andiamo? Che facciamo? Brutta situazione, brutta, brutta, brutta. Andrà tutto bene. Vorrei poterglielo assicurare, ma. Troveremo dove dormire. Vediamo che possiamo fare, ragazzi. Ok. Andiamo, piccola. Madonna, cioè so che sotto la pioggia trova un riparo Vieni, per la Alice, notte. muoviamoci. Vediamo se possiamo chiedere informazioni a sti due scemi qua, che sono fermi, imbambolati. Possiamo parlare con loro? Sì. Ci serve un riparo. Non c'è un posto dove andare? Molto eloquente! Grazie amico per il tuo aiuto, per la tua informazione. Non ho la minima idea, ragazzi. Trovo un riparo per la notte. Allora, vediamo un attimino di guardarci intorno. Qua sulla destra è rosso, so che è rosso, ma vabbè, non c'è nessuno qua in giro. Per cui vediamo qua che cosa dice. Qua dice che è vietato l'ingresso agli androidi, siamo proprio a posto. Non lo so, vabbè, fatto sta che. Guardati attorno, lo sto già facendo, cari miei. Quello cos'è? Che ho lasciato il tasto. Scomoda ma sicura. Come entriamo? Allora, provare alla casa. Guardiamo tutte le possibilità, ragazzi. Qua c'è un motel, eh? Effettivamente, comodo ma non discreto, servono soldi. Che ci manca? Qui cosa abbiamo? Aperto. Ma non possiamo dormire qui. Chiedere aiuto. Ok. Qui. Molto scomoda ma discreta. Ok, per cui abbiamo trovato le tre possibilità. Io direi di andare a chiedere informazioni dentro al negozio. Dove vai? Alice. Oh! Dove vai da sola? Non andartene! Volevo andare a chiedere informazioni. Che fai? Vuoi stare al riparo? È questo che vuoi? Parla, Alex, vediamo. ma tu stai gelando. Sto bene, non ho così freddo. Poverina. Vi siete persi? Oh, Non so salve. dove andare. Conosco chi può aiutarvi. Davvero?
Che gentile. Oh mio Dio, che stanno facendo? Cose zozze per androidi. Penso di no. È dall'altra parte della città. A noi serve stanotte. Oh! Madonna, si è volatilizzato in un attimo. Potrebbe essere problematico arrivare dall'altra parte della città. Sì, ma giustamente vorrà stare al riparo, cavolo, è tutta zuppa, poverina, si prenderà una polmonite. Io direi di andare a chiedere informazioni. Magari sto tizio ci può dire qualcosa, non lo so. Fatto sta che voglio interagire il più possibile, ragazzi, e cercare di dimenticare. Sì, è ancora aperto. Poche Forse cose. Dobbiamo entrare. Così non prenderai freddo. Salve, salve signore, convinci il negoziante ad aiutarti, davvero? Che posso fare qua dentro? Posso fare qualcosa? Direi di no, posso parlare soltanto col tizio. Salve signore, buonasera! Che cosa vuoi? C'è bisogno di essere scortesi. Ho una bambina e non sappiamo dove andare. Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza? Ah, pure. Cazzo. Un androide a cattone. Ah, questa è bella. Senti, questo è un discount, non l'esercito della salvezza, ok? È meglio che tu vada se non compri nulla. Pure, va bene, ok, l'ho stata pure... No. No, 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 no. No, 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 mi dispiace ma questo no. Troviamo un altro modo... Ma questo no, ragazzi, non posso farlo. Arrivederci, grazie per il suo aiuto. Vieni, Elis. Andiamocene. No, questo non posso farlo. Quindi abbiamo ancora la pistola con noi. No, ragazzi, sul serio. Allora, qual era l'altro posto? Questo. Provare al parcheggio, provare alla casa, provare al motel. Allora, qua diceva che è scomodo, ma è discreto. Io proverei almeno la casa. Proviamo un po' a vedere. Mizzica, quindi possiamo pure decidere di fare cattive azioni, una cosa... No, non posso farlo, non è da me, ragazzi, mi dispiace. Sarebbe stata un'opzione per starci nel calduccio nel motel, ma non fa per me. Guardiamo qua. Vediamo una se abbiamo qualche possibilità di entrare. Almeno staremo all'asciutto. Per quello. Cara, questo posto non mi piace. Lo so, tesoro, lo so. Solo per questa notte, non ci cercheranno qui. Non possiamo fare in altro modo, tesoro. Qui si può tagliare la recinzione con una tronchesina. E chi c'era la tronchesina? Ok. E dove dovrei prendere una tronchesina? Trova una tronchesina se abbiamo intenzione di occupare la casa. E questo ci può stare. Qua alla lavanderia, ragazzi. Ah, la lavanderia è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Quindi è aperta effettivamente. Magari qua riusciamo a trovare qualcosa. O vediamo se riusciamo a stare qui. Ho i miei dubbi, insomma. Vediamo un po'. C'è un tizio qua dentro. Va bene, entriamo, vediamo un po'. Fa caldo qui. Starai subito meglio. Ok, ma non so se possiamo rimanere qua tutta la notte. Sinceramente non lo so. E cambia i vestiti. In che senso cambia i vestiti? Il tizio si è addormentato. Ah, gli è finito pure il programma della lavatrice. Oddio, non mi dica che gli devo... No. Ah, che mi è stata a portare, ragazzi, ci terrei tanto, sinceramente, a far sì che la bimba sia asciutta, però, cioè, veramente, ragazzi, qua non abbiamo niente. Io non me la sento di fare ste cattive azioni, sarò una pappamolla, sarò, boh, non so, ditemi qualsiasi cosa, ragazzi, ma non me la sento. Cioè, tanto dobbiamo uscire di nuovo, Elis, dobbiamo uscire, mi dispiace, fammi vedere un attimo sto giornale. Un miele molto amaro, what the fuck? Le api sono ufficialmente estinte, oh mio Dio! Speriamo non sia vero davvero, ragazzi, perché che io sappia le api sono assolutamente fondamentali per il nostro ecosistema. Allora, io non me la sento, ragazzi. Andiamo via, Elis, usciamo. Su, andiamo. Mi dispiace, ma no. Non posso. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. Mi dispiace nell'anima, ma... Cioè, la tronchesina dove caspita la trovo? Non so, ragazzi. A meno che non la rubo qua nel negozio. Sempre se ne abbia, sinceramente. Possiamo provare. Va bene.
Riproviamo ad entrare qua, fammi dare uno sguardo qua in giro, se c'è qualcosa. Ecco qua. E questo è quello che mi serve. Cavolo, il tizio se ne accorgerà. È necessario, ragazzi, non lo derubo, non gli apro la cassa, non gli punto una pistola, ma questo mi serve. Speriamo che il tipo... Sì, oh, ho appena detto che io non facevo ste cose, ma è necessario questo. Non derubo soldi, ma questo è necessario. Mi dispiace nell'anima, ma non posso farci niente. Sì, mi dispiace, ma non posso fare altrimenti. Andiamo, Alice. Andiamo. Ok. E vabbè ragazzi, una cosa la dovevo fare, invece che derubare pur di dormire al motel, cioè mi sto accontentando di dormire dentro una casa abbandonata che non si sa che caspita ci sta dentro. Quindi doveva andare così, insomma, non ho potuto fare altrimenti, non ho manco rubato i vestiti asciutti per la bambina, cioè più di così non ho potuto proprio fare. È stato assolutamente necessario, avrei potuto provare il parcheggio, cioè ma veramente no ragazzi, almeno siamo all'asciutto qua. E che caspita. Ecco fatto. Eccoci qua. Tagliala pure. Ok. Hop. Hop. E hop. E hop, 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 hop. Dovremmo esserci, vero? E tira, tira, tira. Anzi, spingi, spingi, spingi. Ecco fatto. Vieni, Alice. Stai bene? Oh, cavolo, si è graffiata. Sì, è solo un graffio. Sta attenta. Vabbè, tanto lei non prova dolore, giusto? Va bene, passa, passa Alice, io te la tengo la recinzione, tu non preoccuparti, ok? Non preoccuparti, dai. Oh, meno male, ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto fare la nostra prima cattivazione, diciamo, chiamiamola così. Trova una via d'accesso, diamo un attimo uno sguardo a le varie cose che abbiamo a disposizione, queste finestre. Chissà se è possibile aprirle, c'ho i miei grossi dubbi sinceramente, perché sembrano ben fissate, Chissà se c'è qualcuno all'interno, io spero di no ragazzi, spero non ci sia niente di troppo spaventoso. La porta è chiusa immagino, porca miseria. Ci deve pure essere un ingresso laterale o tipo sul Alice. Retro. Alice! Oddio, dove è andata mo? Ma perché se... Alice! Ma perché si... Oh! Aspetta, che cosa fai? Visitatori. Ralph non ama i visitatori. Fanno male, Ralph. Bambina. È una bambina, non ti farà del male. Bambina? Sì. Non è una bambina. Sì che è una bambina. Comunque cosa importa? Forse vuol fare male, Ralph. No. Androide. Senti, sono un androide. Non devi avere paura. Ci serve solo un riparo. Oddio ragazzi. I visitatori sono cattivi. Che no. Ti sto dicendo che no. Joder. Oddio. Sì, ma... rassicuro. Oddio, vai via. Okay. Vai via. Ce ne andiamo? Così sei al sicuro. Oddio. Ti prego, stai fermo dove sei, eh? Noi giriamo i tacchi e ce ne andiamo. Oh Gesù, ragazzi. Oh mio Dio, cioè pure gli androidi possono impazzire, giustamente magari qualche circuito non funziona. Oddio santo, vi avevo detto, spero non ci sia nessuno. Ci serve un posto per dormire. Niente, la casa non è disponibile. C'è il motel, ma abbiamo bisogno di 40 dollari. No, non posso, proviamo. Forza, al parcheggio. Oddio, anche se a sto punto il motel probabilmente è il posto più sicuro. Porca vacca miseria, mi ha fatto prendere un colpo quel pezzo di merda. Vabbè, proviamo al parcheggio, anche se a sto punto c'ho il terrore di andare a qualsiasi parte. Madonna che ansia. Allora, dov'era il parcheggio? Era qua, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Dormire nell'auto abbandonata? Non saprei, vediamo. Sembra che non ci sia qualche androide pazzo pure qua, con un coltello intenzionato a farci del male. Oddio. Madonna, raga. Alice, pure tu non ti devi allontanare da me per la miseriaccia. Dove vai? Che fai? Che c'è? Eh?
No, piccola, dovremmo dormire nell'auto, temo. Vediamo un po', controlliamo che non ci sia nessuno. Sembra abbandonata. Eh già. Rompi, oh Gesù. Ok. Oh, ai. Ai. Sta indietro, Alice. Sì, infatti, stai indietro che i vetri poi schizzano dappertutto. Oh Gesù. Ok. Apriamo un po' la portiera. Si è aperta? Spero di sì. Ok, ecco qua. Che brutta cosa, ragazzi, è bruttissima questa cosa, sinceramente parlando, è proprio Dentro è brutta. asciutta e nessuno ci troverà. Io non voglio dormire qui. Lo Non c'è un so, posto piccola, migliore? lo so. Cioè, se mi fa quel faccino, no? Vedi che mi costringe a delinquere, porca vacca miseria. Il fatto è che già abbiamo ucciso un tizio, magari già ci staranno cercando. Se vado a derubare quel tipo, cioè, mi cercano qua negli dintorni, forse mi troveranno a prescindere. Non lo so, non lo so, però mi dispiace, mi fa schifo che dorma qua dentro. Ho paura, ragazzi, che derubando quel tizio possa succedere altro. Mi si scioglie il cuore, ma temo che resteremo qui. Meglio se stiamo qui, Alice. Mi dispiace, piccola. L'importante è che Mi siamo al sicuro. dispiace nell'anima, te lo Solo questa giuro, te notte. lo giuro. Te lo giuro, da domani cercheremo qualcosa di meglio, te lo giuro. Ma stanotte è meglio così. Cioè, non voglio fare altri casini. Che già abbiamo rubato la tronchesina per entrare lì e non ci siamo manco potuti restare. Ah, che cosa brutta, ecco. Prendiamola. Minchia distante, poverina, giustamente, cioè. Oddio, sta coperta sarà tutta pidocchiosa. Mi dispiace, è tutta bagnata, ragazzi. Sentirò un freddo. Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non ero abbastanza brava. Ecco perché era sempre No, non è arrabbiato. colpa tua, piccola, no. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici. Non lo so, Alice. Mi dispiace, piccolo. Non mi lascerai, vero? Prometti di non andare. Prometto, prometto. Te lo prometto. Staremo sempre insieme. Per sempre, piccola. Per sempre. Poverina, ragazzi. Poverina. Te lo prometto, piccola. Non ti lascerò mai. Oh, ok. Abbiamo finito anche. Mamma mia! Ok, qua mi è sfuggito qualcosa, a quanto pare. C'è una possibilità di riparo per la notte, sembrerebbe. Dentro al supermercato, anche tante altre opzioni. Mamma mia, ragazzi, guardate qua che roba. Andiamo avanti. 6 novembre, il giorno dopo. Ok, vabbè, appena le 3:30 del mattino comunque. Oddio, cos'è sta roba? Un androide? È Marcus! È Marcus! È Marcus! Oddio, no! Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio, ragazzi! Come ti hanno ridotto! No, per favore! No, porca miseria! Interfaccia mentale danneggiata, oddio, oddio, l'unità ottica. Non lo posso vedere, ragazzi, guardate come si è ridotto, l'hanno buttato via! Tutti i sistemi in modalità bassa energia, difettoso. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria, tutti insieme. Che altro abbiamo da analizzare? Mi mancano due indizi, non lo so. Ok. Corruzione dati auto danneggiato. Ok, ma hanno danneggiato pure l'orecchio e. Ah, ecco. Madonna, manco me l'ero accorta.
Mancante, oddio. Componenti gamba destra e sinistra, postura retta impossibile. Oddio, raga, oddio. Cioè, ci sono... No, no, quanto ci sto male, ragazzi, quanto ci sto male. Cioè, guardate come si è ridotto, poverino. È tutta colpa mia. Vabbè che a quanto pare non poteva, non sarebbe finita in altro modo comunque, pur avendo fatto l'altra scelta, perché mi avete detto che gli avrebbero sparato a prescindere. Mio Dio, Marcus. Oh, ma che ci han fatto? Ma veramente... Stato funzionale, compatibile, perfetto. Allora non faremo altro ovviamente che utilizzarla. Ah, dovremo rimuovere la nostra, attenzione. La nostra mezza gamba, quel che ne rimane, Gesù santo. E utilizzare questa? Oddio, fa un po' impressione, ragazzi, effettivamente, Ok, gamba destra funzionante, meno male. Recupera gamba sinistra, che ci abbiamo manco più pezzi proprio rimasti, proprio niente. Sto pezzo pure super intenso, ragazzi. Che dice? Ah, cavolo, è incompatibile. E chissà se ne troveremo un altro a sto punto. Qua in mezzo, cos'è sta roba? C'è un'altra gamba possibile, veramente? Comunque incredibile. Ok, un altro cadavere di android. Mi dispiace amico, non te sento. Mi hanno danneggiato pure l'udito. Ok, compatibile, perfetto. Lo utilizzeremo subito. Allora, ok, devo tenere la levetta, perfetto. Madonna, ci hanno buttato in una discarica d'android, ragazzi. È una cosa bruttissima questa. Bruttissima sul serio. Ah, ci siamo, abbiamo recuperato anche la gamba sinistra. Com'è facile sostituirle le cose, eh? Non so l'occhio, l'orecchio come farà, sinceramente. Ok, sono proprio messo malissimo. Questo posto è molto inquietante. Oddio, ragazzi, è estremamente inquietante. Vi dirò la sincera verità. Vedete che questo macchiappa? Quando ci sconfia. È un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Nonostante me lo fossi immaginato, ho fatto prendere comunque un colpo. È arrivato prima di quanto me lo aspettassi. Oh Gesù, trova Jericho, un posto dove saremo liberi. Ma che diavolo vai farneticando, amico? Sei rotto ormai, eri vicino al tuo blackout definitivo, in pratica. Oddio, ragazzi. Oddio, ragazzi, ma cioè veramente con uno sparo solo ci ha detto. Oh, oddio, no! Oddio, i brividi! Basta, basta! Ah! Non mi toccate! Oddio, Gesù! Oddio, basta, ti prego, lasciami! Me ne voglio andare via da qua! Ma che vuole? Oh, che vogliono questi? Lasciatemi stare! Mi sono appena risvegliato dopo un trauma terribile. Oddio. Ragazzi, una pezzo delle ambientazioni. Trova l'unità ottica, trova il regolatore della pompa, trova il processore audio. È una delle ambientazioni, penso, più inquietanti che io abbia mai visto in un videogame. Diciamoci la pura verità. Ok, incompatibile, niente da fare. Va bene, continueremo a cercare. Quell'androide che non c'ha manco a testa, suppongo che sia impossibile. Oddio. Ragazzi, veramente mi ripeto, ma è inquietante, maledizione. Tu hai quello che mi serve? Spero di sì, basta che non ti risvegli all'improvviso, per favore. Regolatore pompa Tyrium, per fortuna. Ah, ecco qua, lo sapevo. Oddio, ma me serve, scusa. Oddio no, che brutta cosa che sto a fare, scusami. Ma mi serve. Che brutta cosa, ragazzi, che brutta cosa. Oh, Gesù. Pericolo, arresto imminente, dai, mettitelo subito, per favore. Mettitelo immediatamente, Marcus. Dai, su. Oh. Per fortuna, adesso dovrebbe diventare tutto blu, mi auguro, vero?
Mi dispiace. Mi dispiace. Ma tanto tu non ti saresti mai mossa da qui, non ti serviva più, scusa tanto a sto punto. Fatemi essere un attimo razionale. Allora, trova l'unità ottica. Questo non c'ha manco la testa, temo sia inutile. Vediamo questo. Ecco qua, pure questo. Ma oh, te calmi? È quello che mi serve. Ecco. Niente, si è spento, ragazzi. Cioè, devo trovare pezzi da androidi funzionanti. Fammi capire, per forza di cose. Oddio, che c'è? Ti prego, ti scongiuro. Basta. Che? Non voglio più vivere. Allora, ti accontento subito. Bruttissima cosa, anche questa, per carità. Ma me l'ha detto lui. Cavolo. È intenso sto pezzo, ragazzi, eh. Mamma mia, senza parole, veramente senza parole. Dove mizzica trovo... Ah, tanto questo non funziona. Dove caspita trovo le componenti che mi servono? Cosa c'è qua? Ah, esamina. È quello che mi serve? Whoop! Sì! È l'unità ottica che ci serve, ragazzi. Spero che tu non me ne voglia, amico. Mizzica ancora sveglio, tra virgolette. Vedete, c'è la luce accesa. Ma che cavolo! Oh mio Dio! Oh, esci, esci, esci! Ok, scusa amico, ti ripeto, ma me serve. Grazie. Io non ancora mi riprendo, ragazzi, eh. Veramente, cioè... È stato ridotto... Malissimo. Oh, finalmente, torniamo a vederci come si deve. Ci manca soltanto la componente audio, quindi quella per sentire meglio, insomma. Trova il processore audio, va bene. Ok, analizziamo qua che dice. Ok, incompatibile. Così facciamo prima, ovviamente. Ok, gru, vabbè, tutto quello che vi pare. Vediamo un po' qua vicino, avviciniamoci, che cosa c'è. No, qua non ci fa analizzare, ragazzi, chissà perché. Vediamo un po'. No, aspetta, aspetta, aspetta. Se è per provare a uscire, spero di no. Perché la componente... lo so, infatti, vedi. Il processore audio non l'ho ancora trovato. Va bene. Vediamo un po', speriamo sia quello che ci serve. Ok, è stato funzionale e compatibile, perfetto. Indaga. Amico, non me ne volere, pure tu per favore. Non ti gira di scatta, non mi fa prendere un infarto, ti prego. Eccolo là. Oh, ce l'aveva in mano, ce l'aveva. Ti prego, grazie tanto per il tuo aiuto. Ok. Mettilo. Oh. Ok. Madonna. Adesso sì che ci sentiamo bene bene, eh? Perfetto. Andiamocene via, ragazzi. Sempre. Non so se sarà facile, sinceramente. Facciamo attenzione ai tasti che premiamo. Ok. Dai, Marcus, ce la puoi fare. Chissà Carl, ragazzi, come sta. Poi voi mi avete fatto notare che effettivamente Leo non è morto. C'era scritto soltanto che era ferito, per cui non l'ho ucciso. Il fatto è che mi ha buttato via, ovviamente. Dai che ci sei, Marcus, dai. Cosa controlliamo? Un occhio verde e uno azzurro adesso, ragazzi, eh? Cos'è?
Oddio, che ti devi fare? Aspetta! Che si deve fare? Oddio. Oh, Gesù! Così non sembra un androide, effettivamente. Una rinascita, in pratica! Mi chiamo Marcus. Ragazzi, dall'oltretomba, infatti è una rinascita, assolutamente. Ok, ho saltato tre cose, infatti l'ho completato all'84%. Madonna ragazzi, pure oggi a modo suo l'episodio è stato abbastanza intenso, Cioè, ho vissuto momenti di ansia lì con Cara ed Elise, qua cioè, è stato tutto un insieme di emozioni da brivido proprio, cioè lo vedi così che si erge da tipo dalle sue ceneri come una fenice, cioè è stata una cosa fantastica. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e updosh a tutti ragazzi, ciao!